Che bella giornata! È fantastico pensare quanto in così poco tempo sia cresciuto il villaggio. Una volta migliorata la capanna del costruttore, non ce n'è voluto molto prima che ne costruissimo delle altre. Riuscendo infine a costruire e migliorare case per ospitare molti più cittadini, che tra una cena al ristorante e una bevanda alla taverna migliorati, hanno trovato lavoro come boscaioli, pescatori, minatori, coltivatori e gestori del magazzino. Ovviamente difesi da nuove e potenziate torri, con guardie pronte a difenderli. È veramente divertente gestire un villaggio, nonostante ogni tanto ci siano alcune problematiche. Stiamo facendo felice il nostro amico qui, rendendo questo villaggio sempre meglio. Però c'è un problema. Qui vige l'ignoranza totale. Infatti, salve ragazzi e benvenuti. Adesso devo un pochettino badare a questo fattore qui. Non ci sono scuole per i bambini, ma nemmeno una forma di educazione per gli adulti. Ma per fortuna non è così difficile, basterà semplicemente costruire una struttura adeguata. La struttura di cui parlo non è altro che una semplice università per gli adulti. Soltanto dopo che loro avranno appreso un pochettino di cosette potranno costruire una scuola anche per i bambini, ok? Non ci sono adulti che sono in grado di fare gli insegnanti in questo momento. Quindi, dato che quella zona là è piena e questa qui mi sembrava in realtà un po' più spoglia e voglio allargare il villaggio, credevo di mettere l'università qui. Questa qui non è male, tra l'altro è una struttura enorme che potrebbe anche funzionare la difesa. Ovviamente dovremmo iniziare da qualcosa di un po' più piccolo. Qui va più che bene. Accettiamo il progetto e mandiamo uno dei tre costruttori a costruirla. Il problema è che ci sono questi tetti. Veramente un po' li odio. Praticamente richiedono una versione più spessa dei normali blocchi. Dopo fatto questo non sono così difficili. Basta metterli qui e creare il tetto desiderato. E già ne abbiamo forse pure troppi. Iniziamo a dare i materiali qua. Ok, adesso che tutto è stato fornito, è il momento di togliere il cappello da sindaco e mettersi il casco da esploratore. Di solito ci vuole un bel po' per finire la costruzione delle strutture. Qui il clone di Felipe sta iniziando a lavorare. Veramente, ci sono tre costruttori. Sono tutti uguali. Forse genetica, non lo so. E mentre lui lavora lì, mi sono appena ricordato di una cosa molto importante. Innanzitutto, qui tutti i dinosauri sono cresciuti. Quasi tutti. Uno dei due Dunkleosteins non c'è più. Si sono mangiati a vicenda. Questo è un problema da risolvere immediatamente. Prendete quello là sotto, aggressivo come pochi. Non è vero? C'è un metodo per renderli meno aggressivi, ovvero il pesce d'oro che ho appena preso. Ha ucciso tutti qui dentro. Adesso guarda, guarda come mi attacca. Sei un maledetto. Gli do il pesce d'oro e dovrebbe. Ok, adesso si fida di me. Spero che magari poi rimetterò qualcos'altro qui sotto. Ma io vado intanto, eh. E adesso faccio veramente quello che devo fare. Adesso mi piacerebbe andare in una nuova dimensione. Sì, è così. È da un po' che non entro in una nuova. E quindi qui ho preso i materiali che mi serviranno. E proprio con lo stesso pattern che era nella cassa, vado a craftare questo: un catalizzatore. Sarebbe una sorta di biglietto d'entrata. Però ancora ci manca la porta d'entrata. Quindi, salutando qua tutti i miei bellissimi trofei, vado al piano di sotto, che ormai è praticamente diventato il piano dei portali. Anche se ce ne sono soltanto due e un teletrasporto. È da migliorare, insomma. Metterò anche altri portali qui. Magari anche quelli della Everdon e della Everbright. Andiamo a ripulire questa zona qui, che è proprio sporca lercia. E proprio come il portale del Nether, vado a fare una cornice, ma di semplici mattoni. Adesso utilizziamo il nostro catalizzatore come biglietto, abbiamo un nuovo portale. Mettiamo questo via e tuffiamoci. Eccoci. Certo, il portale davanti a un albero è bellissimo. Don, don, don. Sembra essere una dimensione alquanto floreale. Per una volta non vado in una dimensione per uccidere qualcuno, almeno non che io sappia. Sono qui per esplorare. Considero questa come una vacanza dalla vita da sindaco. Come al mio solito, io devo anche prendere tutto ciò che c'è in giro. Iniziamo ad abbattere alberi. Sia mai che possa servire per nuove strutture, o magari semplicemente iniziare a far parte della mia collezione personale. Salve. Non sembra essere aggressivo il ragazzone. Anzi, potrebbe addirittura commerciare con me per dei cristalli di regalium. Ma sai che ci penserò su qualora li trovassi? Va bene.
Continuiamo ad esplorare, cerchiamo magari una struttura o nuovi biomi. Voglio proprio vedere cosa ha da offrire questa dimensione. È molto florida, però non c'è luce. Credo che tutto quello che io stia vedendo svolazzare in giro potrebbero essere spore che mi stanno entrando nei polmoni e potrei diventare uno zombie. Però quello lì, che cos'è quello lì? Stai lontano da me! Gli ho dato fuoco, era mezzo invisibile, adesso sì che ti vedo. Un Rot Walker. Forse la teoria degli zombie non è poi così errata, eh. Sai che lui è qualcosa di marcio? E tra l'altro un walker, quindi un camminatore, un vagante, che potrebbe essere veramente uno zombie, eh. Però mi dà dei cristalli, dei frammenti, per costruire dei veri cristalli. Vediamo, oh, qua la zona va addirittura più in basso. Mi butto? Magari fra poco, là mi è sembrato di vedere un'altra creatura. Ciao piccolino. Ah! Ah, il piccolino maledetto! Vai via, vai via, vai via! Anche lui era mezzo marcio. Sono gli zombie di questa dimensione, credo. E allora non mi tocca fare altro che uccidervi. Ah, è dell'acqua quella qui sotto! Mi assaltano, mi assaltano! Provo a vedere se la mia bussola mi indica qualche zona qui sotto. Sì, sembra che abbia trovato qualcosa per di là. Provo anche a prendere magari qualche minerale da qui. Che cosa è questo? Del Cloakroom. Il Cloakroom può essere utilizzato per fare questo scudo mega figo enorme che mi copre completamente. Ok, già in questa dimensione ho trovato qualcosa che mi piace. Adesso però proseguiamo. Questo qui è un nuovo bioma. Forse già ho visto la struttura. Ok, non è stato così difficile trovarla. Accanto c'è addirittura dell'ametista, ma non è quello che mi interessa. Fammi entrare tranquillamente in questa struttura. Vediamo. Sembra una sorta di cripta. Mi butto giù. Oh no, sempre i dannati spawner. Anche se sono un po' curioso di vedere che cosa potrebbero far spuntare qui sotto. Però già ne vedo altri, quindi intanto questi qua li tolgo. Le casse, ok, hanno altri materiali. Delle torte. Quali orripilanti creature potranno mai spuntare qui? Ovviamente i piccolini. Ed ecco qui il regalium che cercava il nostro amico. Quindi si trova in questa struttura. Una sorta di fornace. Guarda, distruggo tutto. Ma in realtà sembra una zona abbastanza tranquilla. Mi sto prendendo anche un sacco di torte. Spero che possano piacere ai nostri cittadini. Ho lanciato il mio piccone. Lasciate il mio piccone. Che cosa hai tu? Un Nargoyle? Sembra essere una sorta di pipistrello che non sa volare. Ok, sembra che a loro piaccia quest'acqua. E allora... una lumaca. Almeno lei non sembra essere aggressiva come gli altri. Via da me. Oh, questo qui è un nuovo materiale. Un frammento di un materiale dimenticato. Prova a cercarne degli altri. Salve. Guardiano dimenticato. E chi ti ha lasciato qui? Non è che magari sei pacifico? Aia, mi ha dato una manata. Ma che è pure forte. Dannazione. Sei troppo alto. Dai, dai. Mi spiace che tu sia stato lasciato qui. La rabbia di un guardiano. Abbandonato a proteggere un luogo lasciato a se stesso. Peccato, speravo di trovare qualcosa di più da queste catacombe, ma sembra che non ci sia un granché. Porterò questi regalum al mio amico di sopra se lo ritrovo. Oh, un disco. Ok, lì c'è un altro golem. Senti, mi dispiace pure. Mi state pure simpatici, eh. Cioè, provo pena per voi, ma se mi attaccano non posso far altro che difendermi. Oh! Vabbè, allora non credo che mi tocchi far altro che tornare. Non sono pazzo! Che cos'era quel verso disumano? Non ho ben capito. Oh! Aia! Mi riesce a colpire mentre sono dentro, ma che razza di mostro è? Ok, ok, non mi sembra che sia... voglioso di collaborare con me. Ma in questa dimensione picchiano forte, eh. Però sembra essere semplicemente una bestia senza controllo. Posso anche utilizzare il mio nuovo scudo. Oddio, mi spinge via. Ok, ok. Avrà una potenza spropositata, ma senza tattica. Era destinato a essere sconfitto. Vediamo cosa posso fare con i materiali che ho recuperato, eh. Mi ha dato le sue scaglie. Posso forse farci un'armatura. Ok, e poi vediamo, allora, prova a farci dei lingotti? Beh, di sicuro vengono su. E da quel che capisco possono essere utilizzati per potenziare gli oggetti di Cloakroom. Allora ho una piccola idea. Ehi là, amico! Ti ho portato quello che mi avevi... non sei lo stesso, vero? A quanto pare ce n'è più di uno, spero che almeno uno di loro mi dia quello che cerco, no? Ovviamente no! Dai, almeno posso prendere un disco che non avevo. Provo almeno a cercare qualcuno che mi possa dare qualche altro... scambio. Ok, ciao. Suppongo che anche tu sei un maledetto.
Come fa a essere così veloce? È enorme ed è velocissimo. Stai fermo. Ti calmi. Attaccate in continuazione. Almeno mi è sembrato di vedere qualcosa di bello. Una foresta piena di insetti luccicanti. Li voglio portare a casa assolutamente. Vieni con me, pure tu. Ciao. Quelli che sembrano più parosi non mi vogliono fare del male. Ma queste creaturine sono bellissime. Ma ne voglio portare una a casa. Finalmente trovato qualcuno che mi dà la sciafiga. So pure ho dovuto andare a prendere altri regalium. Guarda qui. Sembro pronto a fare una battaglia assurda. E credo che avendo questo io qui abbia già finito già. Non era una dimensione ricca di strutture, ma almeno ci siamo già potenziati un pochetto. E da qui, da queste parti, c'era il nostro portale. Quindi si ritorna. Va bene, bella dimensione. In realtà non credo che ci tornerò mai più. Adesso però vado subito qui a migliorare questa ascia. È fighissima. E vado ovviamente anche ad incantarla. Però mi chiedo una cosa, è buona a tagliare gli alberi? Peccato che rendendola da combattimento non si possa più utilizzare come ascia. E quindi alla fine viene surclassata dalla Zweihander e dalla Soulglaive. E anzi, secondo me io me la vado a mettere qui. Però voglio fare anche qualcos'altro, già, per proteggere il villaggio. Credo di sapere ancora come utilizzare i materiali che abbiamo ottenuto. Vado un attimo a piazzare queste bellissime zucche a terra e utilizzo queste cessoie per renderle bucate. Ok, le riprendo senza magari spaccarmi casa. E vado a creare un blocco con questi lingotti dimenticati. E adesso sapete come abbiamo visto quei golem fantastici? Beh, ne voglio creare uno anch'io. Con un blocco solo non credo di poter fare molto. Però mi basterà per quello che voglio fare. Perché mettendo un blocco così e la zucca sopra... sì! Abbiamo ottenuto un piccolo golem torretta che andrà in giro e difenderà il villaggio. Ed ecco che cosa volevo fare ora. Oltre a questo piccolino, ho preparato anche altri blocchi. Inizia il progetto difesa villaggio. Ho sconfitto il campione corrotto, ma i mostri non se ne sono per nulla andati via. Quindi è il momento di creare un po' di golem a difesa del villaggio. Certo, sono soltanto di ferro, un materiale che ormai abbiamo superato da molto tempo. Non come il nostro, non come la nostra torretta per di là che mi sta osservando. Però per ora credo che me li farò bastare e magari successivamente farò qualcosa di meglio. E fatto questo, l'avventura giornaliera mi sa che è conclusa. Però tipo nulla mi vieta di riempire di insettini in giro. Quanto sono belli! E sembra che finalmente la cultura potrebbe arrivare in questo villaggio. Sembra che il nostro caro Zaire stia facendo gli ultimi dettagli e quindi non lo disturberei. Anzi, ho trovato un bel posto per gli insettini. Sembra che tra l'altro all'albero saggio non diano fastidio. E inoltre, per ulteriori difese del villaggio, avevo intenzione di fare una sorta di muraglia di blocchi e di stripped wood che andassero un po' a zigzag da un'altezza che vada da 3 a 5 blocchi di legno, un po' così, che si alternano fra di loro. Magari ogni tanto vanno bene anche se sono lo stesso. Insomma, per fare una sorta di pattern, ma io credo che per ora mi riposo. Ho esplorato un'intera dimensione, ho aumentato le difese del villaggio e successivamente vedrò di migliorarle ancora. E quindi mi sa che mi metto semplicemente a fare un po' di burocrazia del villaggio.